Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale o benvenuti se siete ancora nuovi. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Oggi vi portiamo nella California di fine anni 80, dove un agghiacciante segreto si cela dietro le mura di una pensione per alcolisti e senza tetto. Negli anni 80 a Sacramento, la pensione di Dorotea Puente è un porto sicuro per gli squattrinati della città. L'anziana signora è proprietaria di una grande casa con numerose stanze vuote, pulite e curate alla perfezione. Così, nel 1988, un assistente sociale alla ricerca di un alloggio per una persona in difficoltà si rivolge a Dorotea. Il nuovo pensionante è Bert Montoya. L'assistente sociale l'aveva notato mentre camminava in strada, parlando da solo. Diceva di parlare con gli spiriti e di sentire delle voci. Originario della Costa Rica, Bert ha 50 anni ed è solo al mondo. Trascorre le notti in un rifugio per senza tetto, ma ha bisogno di una sistemazione più stabile, anche a causa delle sue condizioni di salute, essendo affetto da schizofrenia. Dorotea si rende subito disponibile ad ospitarlo nella sua pensione. Un altro ospite è John McCauley. John e Dorotea sono molto legati. Lui ha una personalità molto forte e nonostante i suoi problemi con l'alcol, cerca sempre di rendersi utile, diventando una sorta di tuttofare all'interno della struttura. Fra gli ospiti poi c'è Ben Fink. Il suo aspetto lo fa sembrare poco amichevole, complice il tatuaggio di una svastica sul braccio. Anche Ben era caduto nella spirale dell'alcolismo. John Sharp invece occupa la stanza accanto a Ben, ha il vizio del poker e seri problemi di schiena. Dorotea non è la vera proprietaria della pensione, l'affitta da suoi cari amici Riccardo e Veronica Ordorica. Oltre a curare la proprietà in modo impeccabile, si impegna a dare rigide regole ai suoi ospiti, per poterli gestire evitando problemi. Se ad esempio gli ospiti non si presentavano puntuali all'ora del pasto, avrebbero digiunato fino al successivo. Dorotea ha un autista di fiducia, Patty. Anche Patty deve sottostare alla rigidità delle regole dell'anziana signora. La puntualità è fondamentale. Si faceva accompagnare dal ferramenta per comprare attrezzi per il giardino, in farmacia e la domenica in chiesa. In città Dorotea è conosciuta, stimata e apprezzata da tutti per la sua generosità. Frequenta circoli locali e politici. Dietro questa facciata di perfezione, però, le cose non sono così armoniose come sembrano. Con l'arrivo di Bert nella pensione, la situazione si complica. Bert sembra rinato da quando è sotto la tutela di Dorotea, che gli dedica particolari attenzioni. Il rapporto tra i due diventa così stretto che lui inizia a chiamarla mamma. Sono tutti meravigliati dal miglioramento dell'uomo, ma gli altri pensionanti iniziano ad essere gelosi. Pagano $375 al mese per godere di una camera e due pasti, mentre il nuovo ospite si gode tutto a credito. Bert ha addirittura un tavolo sempre prenotato ad un pub lì vicino, cosa che nessun altro aveva mai avuto. Dorotea ha un giardino piccolo, lo cura frequentemente e Ben è sempre pronto ad aiutarla. Non tutti però sono felici delle migliorie apportate dalla donna. Un giorno gli amici proprietari della struttura, gli Ordorica, la vanno a trovare e trovano una veranda in cemento in giardino al posto del roseto che c'era originariamente. Se Bert è l'ospite preferito, Ben Fink è quello più problematico. Oltre ai suoi noti problemi di alcolismo, non collabora in casa ed è anche molto rumoroso. Ben presto gli ospiti della casa si rendono conto che Ben Fink non sta disertando i doveri della pensione, è scomparso. Le sparizioni però sono frequenti in quel posto. Se un pensionante non rispettava le regole, Dorotea lo cacciava senza pensarci due volte. Accadeva spesso inoltre che la donna
cambiasse idea su questo o quell'ospite nel giro di poco tempo. È lunatica, tanto che solo dopo 6 mesi dall'arrivo di Bert, l'atteggiamento della donna nei confronti del suo pupillo cambia drasticamente. Un pomeriggio Bert è così sbronzo da dover essere portato di peso a casa. Dorothea è furiosa e dopo poco, stranamente e misteriosamente, anche Bert sparisce dalla pensione. In quello stesso periodo, gli inquilini notano un odore disgustoso provenire dalla stanza vuota al piano di sopra. La puzza viene notata anche dai proprietari, che vengono spesso a fare visita. Pensano sia colpa degli inquilini, che spesso non curano la propria igiene. Dorothea invece sostiene che l'odore viene dai vicini, che hanno un problema fognario. Intanto si dedica con ancor più dedizione alla pulizia della struttura. John la sente fare avanti e indietro per pulire la moquette della stanza vuota. La chiama la stanza maledetta. Qualche anno prima una pensionante, Ruth Monroe, era morta suicida proprio in quella camera. Ben presto anche i vicini di casa iniziano a lamentarsi del cattivo odore. Dopo qualche notte trascorsa in strada, Bert viene riportata alla pensione. Dorothea è arrabbiata per questo. L'uomo cerca di evitarla e intanto continua a bere troppo. Dopo poco dal suo ritorno, ecco che sparisce di nuovo dalla circolazione. La donna spiega che è andata in Messico a trovare alcuni parenti. Gli assistenti sociali però non riescono a rintracciarlo e contattano così la polizia. L'agente John Cabrera è assegnato al caso. Si reca alla pensione per indagare, procede con un sopralluogo, riscontrando la massima collaborazione da parte della donna. Guarda ovunque, ma non trova nulla, nessuna traccia dell'uomo. Il prossimo passo è ispezionare il giardino. È stata proprio l'assistente sociale a suggerirgli di scavare delle buche, perché in diverse occasioni aveva notato cumuli di terra sinistri. Cabrera inizia a scavare con i suoi colleghi. Non trovano nulla se non dei residui di cibo e brandelli di cuoio opaco. Continuano a scavare finché non trovano qualcosa di scioccante. Gli agenti capiscono che il cuoio in realtà è pelle umana. Chiedono spiegazioni alla donna, che rimane sconvolta dal ritrovamento. I resti, inoltre, sono troppo vecchi per poter essere collegati a Bert. Nel quartiere si diffonde lo sconcerto. Tutti si accalcano davanti alla proprietà, spinti da una macabra curiosità. La donna, turbata, chiede di poter andare all'hotel dove lavora il nipote per trovare un po' di conforto. Ha collaborato, quindi l'agente è ben disposto nei suoi confronti e la accompagna. Intanto gli scavi proseguono e gli agenti trovano altri resti e numerosi corpi, alcuni smembrati sotto la veranda, tra cui quello di Ben Fink, scomparso pochi mesi prima, identificato grazie al tatuaggio della svastica. Gli agenti decidono di ispezionare nuovamente l'interno della pensione e questa volta di rimuovere anche la moquette. L'odore che si spande è disgustoso, causato dai fluidi corporei in putrefazione. Capiscono che è stato un errore far allontanare la donna, la quale infatti è salita su un taxi con direzione Stockton. Lì ha preso un pullman verso Los Angeles. Dorothea Puente ha un passato criminale alle spalle. È stata arrestata la prima volta negli anni 40 per contraffazione, poi nel 78 per aver falsificato degli assegni rubati. Nell'82 una donna di nome Ruth Monroe muore dopo essersi trasferita nella sua pensione. È stato il primo delitto di Dorothea. Nello stesso anno la donna è condannata per aver drogato e derubato degli uomini anziani. Nell'85 in libertà vigilata incontra un uomo dell'Oregon, Everson Gilmout. Poco dopo l'uomo scompare, per poi essere trovato, deceduto, in una bara artificiale vicino al fiume Sacramento. Nessuno ha mai collegato l'omicidio a Dorothea, fino ad ora. La terza vittima è Betty Palmer, rinvenuta insieme agli altri corpi in giardino, priva di testa e di arti. Le indagini proseguono e lo studio dei resti rivela che fra loro ci sono anche quelli di Bert Montoya.
la sospettata è ancora a piede libero, ma le abitudini sono dure a morire. In un pub incontra Charles Wilkes. Dopo diversi bicchieri, gli propone di seguirla nel luogo in cui alloggia. Lui declina l'invito e poco dopo, mentre guarda il notiziario, vede la foto di quella stessa donna e ascolta la raccapricciante storia che la vede protagonista. Chiama subito la polizia e dopo qualche ora la ricercata viene finalmente arrestata. La criminale incassava gli assegni della previdenza sociale dei pensionati che uccideva, incassando oltre $5,000 al mese. Ha messo su un vero e proprio business, è riuscita a farla franca per anni e per questo si sospetta che abbia sempre avuto un complice. Il sospettato principale è John McCauley, che però non confesserà mai nulla. È chiaro che anche gli altri pensionanti siano stati complici inconsapevoli, aiutandola ad esempio a scavare buche in giardino senza sapere il reale scopo dei compiti che gli venivano assegnati. Dorothea viene processata per ben 9 omicidi, si dichiara innocente. A dicembre dello stesso anno viene dichiarata colpevole per 3 omicidi, sufficienti per condannarla all'ergastolo. Muore in prigione nel 2011. Fateci sapere sotto nei commenti se conoscevate già la storia e cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, vi chiediamo di supportarci lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per rimanere sempre sintonizzati sulle nuove uscite. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.